Benvenuti, andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Una cosa però, mi raccomando, guarda, segui il video per l'oroscopo del tuo segno zodiacale, ma anche in special modo quello per il tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna. Mi raccomando, questo vale per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana, va bene? Ti lascio al video, buona visione. Ciao, benvenuto caro amico Sagittario, vediamo il tuo oroscopo settimanale. Andiamo a vedere quindi quali sono le previsioni, qual è l'oroscopo per il tuo segno zodiacale, quello del Sagittario appunto, per la settimana 17-23 agosto 2020. Cosa accadrà per il Sagittario? Ok, qui ci potrebbe essere uno spostamento, un viaggio, uno spostamento che potresti fare, magari perché te ne vai in ferie o perché rientri dalle ferie, potrebbe essere anche quello. Potrebbe essere un viaggio di coppia, quindi magari non sei solo, non sei sola, ma te lo farai con qualcun altro. Qui ci potrebbe essere anche un viaggio di lavoro, quindi se non hai da rientrare dalle ferie, qui ci può essere anche un viaggio per business. Ma andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, Sagittario, 17-23 agosto 2020. E infatti, allora qui le carte lo confermano, qui c'è una settimana molto, guarda, tutte le carte lo dicono, qui il Sagittario riprende a correre, qui c'è un viaggio all'estero, un viaggio lontano che ti renderà tanto tanto felice, quindi qui può essere un viaggio di divertimento, di godimento, ma anche un viaggio di ricongiungimento con un qualche familiare, magari proprio con dei figli o con un amore, insomma qui ci vedo il cuore, il viaggio e il lontano, mettete le cose insieme, va bene? Quindi qui c'è proprio un movimento, ci posso vedere, se non per tutti di voi, ma per alcuni di voi, potrebbe prendere anche la piega del trasferimento vero e proprio, quindi del viaggio all'estero, inteso proprio come un trasferirsi lontano, ok? Oltre a questo, potrebbe essere naturalmente il viaggio, come vi dicevo, anche per motivi di amore, un viaggio con la famiglia, bla bla bla, insomma ve l'ho bene detto. Qui vi vedo anche però la convivialità, cioè vi vedo anche mangiare, festeggiare, uscire, circondati dalle persone, quindi diciamo che il Sagittario, il coronavirus ora vi fa una pippa, cioè andate a tutta durante questa settimana. Queste sono carte bellissime, meravigliose, per chi lo desiderasse, dico per chi lo desiderasse, qui ci posso vedere anche un figlio, una gravidanza, un figlio, anche una nascita, va bene? Vediamo un po' l'amore, anche se i tarocchi insomma mi sembrano abbastanza chiari. Vediamo un po', ovviamente qui ci vedo anche delle comunicazioni affettive, quindi potreste ricevere un regalo, delle parole carine, dolci, no? Da parte di uno spasimante, insomma, dei momenti, insomma, di convivialità, di gioia, di allegria, mettiamola così, ma anche l'uscita fra la gente e i divertimenti, qui vi vedo divertirvi proprio. Allora, vediamo in amore. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, quindi qui io vi vedo proprio conquistare, sarete veramente piene di fascino durante questa settimana, qui le conquiste non mancheranno, vedi, meriti amore, pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, vediamo per il Sagittario, luna di miele, quindi qui ho un viaggio con la vostra amata, il vostro amato, insomma, come vi ho detto, va bene? Qui ho un momento molto molto felice di movimento e anche, oserei dire io, di cambiamenti, Qui si cambia, quindi viaggio inteso proprio anche
come cambiamenti, ma positivi però. Qui ci vedo solo il meglio per il Sagittario per questa settimana, va bene? Vediamo un pochino i segni zodiacali, poi torniamo ai tarocchi. Allora, quali segni zodiacali ci saranno coinvolti per il Sagittario? Ok, qui abbiamo l'acquario, lo scorpione, il capricorno, i pesci. Quali altri segni zodiacali ci sono coinvolti per il Sagittario? Con quali segni avrà a che fare? Ok. Con il Sagittario stesso? Gemelli, Leone, ok? Allora, vediamo un pochino. Abbiamo detto sempre con il Sagittario, quindi segno uguale al vostro. Sagittario, Gemelli. Poi c'è lo Scorpione, il Capricorno, i Pesci, l'Acquario e il Leone. I segni che più escono in fuori. Quindi dimmi nei commenti se ritrovi questi segni zodiacali, se ti richiamano qualcosa o qualcuno, naturalmente, ma anche la situazione, ovviamente. Vediamo un pochino qual è come posso dire, l'esito, va bene? Una carta per una parola che mi faccia un po' il riassunto di tutta la settimana per te, va bene? Del Sagittario. Allora, Sagittario, vediamo, 17-23 agosto 2020. Wow, guarda, guarda, stessa carta. Questa è una settimana, caro, ovviamente non sarà per tutti, per l'amor di Dio, io non vi voglio galvanizzare. Ma io ti dico, ti ci metto la firma e te la sottoscrivo, che questa settimana te la ricorderai per il resto dei tuoi giorni, perché sono carte troppo, troppo, troppo belle, troppo belle. Qui mi è uscito due volte il 3 di coppe, che è la carta più bella in assoluto del mazzo, almeno per la mia esperienza. Visto che le mie carte parlano a me, penso di poterlo dire con una certa sicurezza. Guarda, è il mondo di nuovo, guarda, mondo 3 di coppe, qui succede qualcosa, eh? Mondo 3 di coppe, mondo 3 di coppe. Questa è una settimana che te la ricorderai. Io ti chiedo come minimo di dirmi nei commenti che cosa sta succedendo. Questa è una settimana molto molto bella, molto molto importante per il Sagittario, quindi fammi sapere, vedrai che arriverai a delle cime, a degli avvenimenti molto importanti, eh? Fammi sapere, mi raccomando. Un bacione e a presto. Ciao.